Chiara Ursino, seconda laurea, in cosa? Coordinatore dei servizi sociali. 110. 110, una tematica, la tua, che riguarda il bullismo. Il bullismo, sì. Quanto è stato difficile arrivare alla seconda laurea? È stato veramente un traguardo molto duro, perché più volte ho pensato di mollare tutto, perché in realtà la mia laurea doveva essere l'anno scorso, poi ci sono state delle incomprensioni col precedente relatore, per cui ho dovuto mollare. Ed ecco qui che anziché 2 anni si sono fatti 3. Però sono abbastanza soddisfatta del risultato ottenuto, al di là della lode o meno, che ancora non si è capito bene. Però va benissimo così, perché insomma l'ho sudato e... In poche battute, dovessi sintetizzare il contenuto del tuo lavoro, di cui tu sei stata anche vittima in anni passati, è vero? Sì, allora come sintetizzare la tesi? Dunque, io sono partita dal concetto di socializzazione in termini più ampio, fino ad arrivare poi a soffermarmi sul termine devianza, trattando le diverse teorie, e poi in maniera particolare appunto la tipologia di devianza, una nuova forma di devianza che è appunto il bullismo, e per rendere più pratico, diciamo, questo tipo, questa seconda parte, ho deciso di fare un questionario per capire realmente da allora ad oggi, da quando io sono stata vittima ad oggi, che cosa è cambiato. Cambiato qualcosa? Io credo proprio di no, credo che è un fenomeno sempre attuale, seppur antico. Purtroppo mi sono resa conto da questa ricerca empirica che i docenti non hanno le competenze giuste per poter arginare questo fenomeno. E adesso, dopo la seconda laurea, la tua vita che piega prenderà? E chi lo sa, lasciamola nelle mani di Gesù e di Maria e poi si vedrà.